Ciao ragazze, buongiorno. Allora, oggi vi faccio vedere un po' di creazioni che ho fatto in questi giorni e niente, adesso vi faccio vedere. Allora, inizio con queste due scatoline perché vanno via, quindi sono in consegna. Domani vanno via. Ed eccole qui. Aspettate. Un secondo, eccoli qui, questi orecchini. Ho fatto anche la collana, però non ve l'ho fatta vedere. E la collana già è andata via e la signora vuole anche gli orecchini abbinati. E quindi sono questi qui. Sono molto molto belli. E oddio, aspettate, sto regolando un po' la luminosità. Ecco, adesso così si vede bene, perché sennò. Oh, le mie povere mani, aiuto! Eccoli qui. Realizzati sempre in wire crochet, a cui ho aggiunto queste clips in zama. Ecco qua, quindi uno e due. Li metto qui. Ok, qui ho questi. Sono posillipo e ve li faccio vedere, eccoli qua. Aspettate, questi sono il retro, ecco qua. Sono speculari e come vedete molto molto estivi. Allora, qui c'è una perla, questa qui sono perle di Maiorca, colorazione proprio corallo. Poi c'è questa stellina in madreperla, questo cristallino, queste che sono delle Toho e questa goccina sotto. Ecco qua, anche queste sono realizzate in wire crochet. E queste hanno anche il bracciale. Il bracciale, dov'è il bracciale? Dov'è il bracciale? Bene, aspettate cosa prendo il bracciale. Allora, eccolo qui, il bracciale, sempre posillipo, dove ci sono queste round sfaccettate colorazione turchese, queste perle sempre di Maiorca colorazione corallo, le conchiglie, sempre, ci sono anche questi cipollotti dorati e sempre in wire crochet. Ho aggiunto questo moschettone in acciaio e questo è il bracciale che va abbinato agli orecchini. Ok, preferito farvi questo video creazioni perché dico magari, cioè come succede sempre, le cose vanno via, le creazioni vanno via e io non vi ho fatto vedere nulla, ovvio, ovviamente, sempre così. Allora, che li metto a posto il tutto. Poi cosa vi faccio vedere? Ah, volevo farvi vedere queste, le foglie. Ho pubblicato le foto, però ecco, così è tutt'altra cosa. Queste sono in resina ramate, quindi ho aggiunto il pigmento rame e poi ho aggiunto anche queste perle di corniola. Le francesine sono in acciaio dorato e poi gli altri elementi sono dunque filo wire da questo 08, sì, 08. Eccolo qua, quindi queste ho realizzato e ho realizzato queste con il Rivoli. Quindi il rivoli incastonato, ecco, adesso si vedono meglio, insomma, in foto non riesco a far rendere la bellezza del lavoro. Quindi queste sono anche queste molto particolari. Poi ho fatto, aspettate che vi faccio vedere, prendo, aspettate che qui ho le cassettine. Allora, vi faccio vedere questo, ma questo deve essere terminato. Questo qui è un bracciale, che questi ne sto vendendo tanti.
Questo è lavorato ai ferri. Sì, lo so, è una cosa strana, però è bello, è particolare. Questo ha i cipollotti, gli altri che ho venduto erano completamente lisci. Qui va aggiunta la chiusura perché questo ancora non ha chiusura e anche questo è particolare. Poi aspettate perché ho fatto degli anelli, ho fatto le lune, ho fatto questo aglio ciondolo. Aspettate, ho fatto questo bracciale. Aspettate che ho i draghi che escono, tornate a casa e basta. Ok, allora inizio col farvi vedere questo ciondolo. Questa è una goccia, diciamo, questo è un effetto acqua con due delfini che saltano. Cioè, manca ancora il portaciondolo e poi lo devo montare. Ah, è tutto lavorato in resina, anche i delfini sono realizzati in resina. Manca il portaciondolo e poi lo devo inserire su un cordino di cuoio. Quindi questo qui. Poi, a proposito, aspettate, dove sono spariti. Ah, eccoli qua, volevo farvi vedere anche questi. Visto che stiamo parlando di alluminio e resina, voglio farvi vedere questi. Eccoli qua, alluminio, resina, poi ci sono queste stelline olografiche e queste perle di Onyx blu, poi vabbè, componenti, quindi chiodino e monachella sono in acciaio e anche questi qui sono stupendi, ecco, così rendono molto molto di più ragazze. E niente, quindi prima che va via il tutto ve lo faccio vedere. Poi. Ah, allora, vabbè, parte semplici anellini come questo qui. Questo è mio, semplice anellino. Però ho realizzato questi, le mie megalune. Mamma mia, sono degli orecchini grandissimi. E sono delle lune grandissime, delle lune piene. Piene, sì, luna piena, ok. Sono molto grandi perché misurano 7x7 centimetri, ovviamente. E poi adoro il rumore che fanno insieme. Sono tutte tagliate con le cesoie, quindi poi vi faccio il tutorial perché comunque con le lastrine che mi sono arrivate dalla BB Craft ho realizzato intanto questi. Poi vi faccio vedere come realizzarli, ma è semplicissimo. Magari li facciamo più piccolini. Quindi le lune, poi ho realizzato questo anello, questo è molto particolare, vabbè, se non guardate le mie mani perché insomma abbiamo bisogno di una mano bella affusolata, quindi questo è una forma molto strana, però le forme strane piacciono, quindi questo anello qui, anche questo è tagliato, tutto limato, poi l'ho battuto sulla barra che ho per realizzare gli anelli in acciaio e quindi perfetto. Poi ho realizzato quest'altro, questo che anche questo è parecchio particolare, però a me chiedono le cose particolari, le cose troppo che c'hanno tutti non le vogliono, non ci posso fare niente. Non sono l'unica a cui piacciono le cose strane, perfetto. Pensavo di essere. E poi anche questo. Ho realizzato questo bracciale, questo sempre è un pezzo di lastra d'alluminio, questo qui è wire crochet, a cui però ho aggiunto queste chips turchesi una volta che ho finito la lavorazione. Poi ho aggiunto il moschettone in acciaio e l'anellino in acciaio. E questo è un bracciale, ecco, questo viene, scusate, c'è troppa luce, aspettate. Ok, un pochino sì perché sennò ok, viene messo così. Che poi giustamente questo sul mio polso sta benissimo, nel senso che però se me lo richiede qualcun altro devo aggiungere o degli anellini perché giustamente questo
è fatto sul mio polso e nonostante, ripeto, la ciccia, il mio polso è piccolo. Bello. Quindi questo, che anche questo è molto particolare, e poi vi faccio vedere questi con queste qua sono agate gialle, agata gialla, sono perle di agata gialla, oddio. Poi anellino e monachella sono in acciaio. Questi. Poi questi. Poi ho fatto questi qui, semplicissimi, però così mi piaceva tantissimo, quindi la spirale alle chips. Bello, 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 mi piace tanto. Poi ho fatto questo anellino semplice, però qui ho aggiunto questo cipollottino. E anche questo è molto, con le mani distrutte oggi, stragonfie. Ecco qua, aspettate, togliamo un attimo la fede, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, così. Poi non ho finito perché aspettate, prendo le altre cosine. Ok, poi ho fatto questo bracciale, questo si allarga, poi si infila, aspettate, così. E poi si restringe, si va a stringere, ecco qua, e questo rimane, volendo si può stringere anche ancora di più, e questo rimane così, perfetto. Poi per toglierlo si riallarga e si richiude, ecco qua, così. Poi questo invece è chiuso e questo si infila così. Ci vuole una mano piccola, ovviamente. Questo qui rimane così. Perché comunque riesco a far entrare la mia mano e farcela uscire. Perfetto. Poi ho fatto questi qui, anche se non sono, cioè non mi aggradano più di tanto, non lo so perché, però ho fatto anche questi. E poi mi pare basta così. Sì, basta così perché le altre cosine sono semplici, come si dice, assemblaggi semplicissimi. Quindi ho fatto questi qui, sono gli orecchini con vedete questa base a acchiappasogno, acchiappasogno. Acchiappasogni. E poi questi qui sono tutti Swarovski, sono semplicissimi questi, però avevo queste basi piccole carine proprio per realizzare gli orecchini non tanto grandi, molto delicati, e allora li ho montati così. E niente, io insomma vi ho fatto vedere quello che ho creato, beh, poi vari anellini. Ah, ecco, devo montare ancora. Questi devo montare. Aiuto, ho provato qualcosa. Devo montare questi qui, che è un bellissimo color. Questo è un color zafferano. Cioè, mi piace tantissimo, molto molto estivo. Ecco, ho provato l'anellino, aiuto. Ecco, è un altro anellino, cioè solo queste cosine qua. Però ci tenevo a farvele vedere. Proprio perché non faccio mai video creazioni. Oh, creazioni, sì, ok, perfetto. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto, ragazzi. Sì. Anche perché sto creando altre cose. E niente, quindi adesso io vi lascio il tutto così. Ecco qua. Queste, le altre foglie che ho fatto in resina con la stella marina, le sto lavorando con gli Swarovski, quindi lì ci saranno i rivoli Swarovski. E niente, e questo è tutto. Quindi
Vediamo un po' se si vede un po' meglio. Ok, perfetto. Adesso è uscito il sole, prima era nuvolo e quindi va bene. Quindi ragazze, fatemi sapere se vi piacciono queste creazioni. Sono molto estive e diverse dal solito, anche perché questo piace tantissimo. Queste cose vanno tantissimo. E niente. Io vi saluto e niente, ragazze. Faccio vedere l'ultima cosa che ho rifatto. Lui. Quindi, ecco, queste sono le cose che mi chiedono, le cose che vogliono e ovviamente facciamo quello che ci chiedono, ovviamente. Perfetto ragazze, io vi saluto, vi mando un mega bacione e fatemi sapere se vi piacciono le mie creazioni. Io le adoro anche perché è qualcosa di diverso dal solito, qualcosa che comunque non, anche se non è, non sono perline, spero vi possano insomma interessare e piacere. Va bene ragazze, vi saluto e al prossimo video creazioni e poi al tutorial delle lune, le faremo più piccoline, però insomma. Ok, ora vi saluto. Ciao ragazze, scusatemi. Un bacione.